insieme a AM Ferentino per ipotecare il campionato, la Gymnastic Studio Fondi per il prestigio, per l'orgoglio di una grande squadra. In diretta, buonasera a tutti dal Mola di Santa Maria di Fondi, uno dei 5 impianti più belli d'Italia per quanto riguarda quelli al coperto. Ospita una grandissima partita, quella tra Gymnastic Studio Fondi e insieme a AM Ferentino. Questa volta sì, si parte per davvero. Kodama manovra per il numero 2, scaccia palla fra pali, serve Kodama in area di rigore, Kodama, Petrella, palla fuori per Frappali, perde palla Nuninho, attenzione Nuninho, prova a saltare il portiere avversario, ma è bravissimo Todi, enorme l'uscita con i piedi di Todi che ha salvato un gol fatto. Riparte Ferentino, ancora il numero 5 Marcus Ferreira, ancora il Ferentino, Frappali intercettato, scaccia ancora per Kodama, Kodama sinistro e il pallone sul fondo, prima grande, grandissima opportunità per il Ferentino. Ancora, eccola la finta di Bastos che va via e l'abbiamo praticamente chiamata la Silva. Riparte Ferentino, Kodama, Kodama sinistro e palla di nuovo al lato, al Mola di Santa Maria, Titalo, palla per Nuninho, Nuninho sinistro, non è riuscito a dare forza al suo mancino Silva. Dialogo continuato tra i due, ancora Andre Silva, solo davanti a Todi, Andre Silva, rete, rete, Andre Silva, un gol fantastico sull'asse Nuninho Silva, la ginnastica in vantaggio, esplode la gradinata di sinistra del Mola di Santa Maria. Pretenzioso l'assist di Nuninho, bloccato da Todi, occhio a Kodama e Petrella ancora una volta si dimostra pronto. Niente da fare per l'asso portoghese, recupera il Ferentino, Frappali, Ferreira, ancora Petrella si fa trovare pronto, non trova però il bandolo nella matassa. Allora Bastos, ancora per Silva, Silva 3 contro 1, palla per Titalo, Titalo dentro, bravissimo Todi, ancora Titalo, rete, 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 Titalo, 2-0 Gymnastic. E ancora una volta, come nelle ultime 5 giornate, decisivo il numero 5 portoghese. Ancora per Matheus Ferreira, Piccirilli, Piccirilli, ancora una volta e poi forse un retropassaggio non considerato tale dall'arbitro. Todi, e c'è il fallo di mano, attenzione, vediamo la decisione dell'arbitro, ammonito Todi. Matheus Ferreira dietro per Diruzza, Diruzza aggira bene Bastos, Diruzza, il pallone passa dentro, 1-2, attenzione, rete, rete, il Ferentino accorcia le distanze con Matheus Ferreira, il miglior marcatore della squadra di Mattone. Riparte Ferentino, Ferreira per Piccirilli, Piccirilli solo davanti a Petrella, palo clamoroso di Piccirilli, non sfonda, Andre Silva per Nuninho, contropiede Nuninho, prova a far fuori Matheus Ferreira che viene ammonito, fallo su Miguel Amorim che rimane in vantaggio perché trova Nuninho, 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 si gira Nuninho e la deviazione provvidenziale in calcio d'angolo. Andre Silva, Andre Silva, Faria, Faria sinistro, Todi si oppone benissimo, però Bastos recupera il Ferentino, Rossi per Diruzza, fa fuori un avversario Diruzza e c'è calcio di rigore, calcio di rigore per fallo di mano in area Gymnastic. Rigore, Ferreira contro Petrella, Ferreira intuisce ma non blocca Petrella, è 2-2, l'AM Ferentino pareggia i conti, tutto da rifare per la Gymnastic Studio Fondi, davvero una grande forza mentale. Forse un fallo su Nuninho, il sinistro ancora del Ferentino con scaccia, bravo Petrella a dire di no. Altissima tensione, tensione che non è mancata anche nella prima frazione di gioco. Partiti, Andre Silva, Nuninho, gran velo, palla per Titalo che c'è ancora Nuninho destro e Todi si oppone, blocca la conclusione dell'asso portoghese, grande rilancio di Todi per Kodama che come nel primo tempo fallisce il gol del possibile vantaggio. E allora Andre Silva, buono per Nuninho al quale non riesce la deviazione di tacco, intercetta Nuninho, attenzione, si può involare verso Todi, Nuninho, Nuninho, lo salta Nuninho e il salvataggio sulla linea però provvidenziale. Alla fine calcio angolo per il Ferentino, Diruzza destro deviato da Kodama sotto misura, la palla termina al lato,
forse ancora di più di quanto è avvenuto nel primo tempo. Ora però occhio a Nuninho che recupera una gran palla, 3 contro 1, titolo Nuninho, Nuninho dentro per Bastos e la Gymnastic torna in vantaggio grazie a Bastos, il numero 6 giallo-blu riporta in vantaggio il team del presidente Biasillo. Bellissima, davvero bellissima l'iniziativa di Nuninho. Altro contropiede proprio della Gymnastic che ora può essere un fattore. Nuninho, Nuninho dietro per Faria, rete, 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 l'arciere Paolo Faria ha colpito ancora, 4-2 Gymnastic. L'avevamo detto, occhio al contropiede adesso giallo-blu che potrebbe tornare ad essere un fattore come nel primo tempo, 1-2 terribile. Il portiere di movimento Piccirilli per Marcus Ferreira che però non può ricevere il pallone dopo il centrocampo. C'è il giallo per lui. Attenzione alle proteste, viene espulso! Espulso Marcus Ferreira! Subisce lo stesso destino di Matheus Ferreira. Nuninho, ancora per Bastos che prova il destro, Todi molto bravo ancora una volta. Ottima sicuramente la partita dell'estremo difensore del Ferentino. Faria a sinistra, ancora Todi sulla traversa. Questa volta è scaccia dopo l'espulsione di Marcus Ferreira con la maglia del portiere di movimento. Attenzione Kodama, palla dentro, arriva! Ancora Kodama, rete! Rete! Kodama accorcia le distanze il Ferentino. Accorcia le distanze l'AM Ferentino con Kodama. Era stato fantastico Petrella sulla prima conclusione di Rossi. Rincorsa di Nuninho, va col destro e Todi, la parata di Todi. Sale altissimo ancora il Ferentino con Kodama, lungo traversone di Silva, palla per Titolo, Titolo, rete, rete, Titolo zittisce la curva del Ferentino e realizza il gol del 5-3. Titolo, doppietta per il numero 5 della Gymnastic. Gymnastic di Ruzza, cerca cioè trova Kodama, Kodama sinistro, Petrella vola come un gatto. Anche la sua partita respinge anche questo tiro di Frattali, poi per il pallone finisce a Piccirilli. Attenzione, accenno di rissa, accenno di rissa in area di rigore Gymnastic. C'è un nuovo cartellino rosso, c'è un nuovo cartellino rosso ai danni di Frattali. Contro Todi, va Faria e la palla in rete, l'arciere Paolo Faria, doppietta anche per lui, 6-3 Gymnastic e partita con ogni probabilità in cassaforte. 6-3 Gymnastic. Queste fasi concitate di gioco, ma finisce qui, non c'è tempo perché l'arbitro decreta la fine delle ostilità. La Gymnastic Studio, come era già successo mesi fa con la Mirafin, batte anche l'altra corazzata del girone B, la M Ferentino, con il punteggio di 6-3.